Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente iniziamo con la terza e ultima serie nuova annunciata sul canale. Per rimanere in argomenti allegrissimi, parliamo dei miti riguardanti la fine del mondo. So tuttavia che molti di voi si aspettavano questo video. Sarà perché amate questa mitologia, sarà perché è un argomento molto molto famoso. Ma con questo video rimaniamo in Scandinavia. Ormai un mese che rimaniamo nei paesi del mito norreno. E dopo lo speciale dei 500 iscritti su tutti quanti gli Aesir e poi tutto il video prologo fatto sui figli di Loki e Angerboda, arriviamo finalmente a piatto forte per la serie dei miti della fine del mondo. Oggi parliamo del fato del crepuscolo degli dei. Oggi parliamo del Ragnarok. Sigla. Il racconto sulla fine del mondo, secondo il mito norreno, è in sé abbastanza un caso unico, perché le grandi civiltà occidentali, nella fattispecie i greci e i romani, nella loro mitologia non avevano mai inventato in realtà una possibile storia su una possibile fine del mondo. Ma c'è da dire che i racconti sulla fine del mondo del mito norreno potrebbero essere stati ricompilati dai cristiani che hanno trascritto tutto quanto il mito norreno e gli Edda, e magari sono stati influenzati dal nostro racconto mitologico, diciamo religioso, sulla fine del mondo, ovvero l'Apocalisse o l'Armageddon. Tralasciando quindi queste discussioni da storici o da storiografi, rimane il fatto che il Ragnarok rappresenta nel mito norreno la grande e definitiva battaglia fra le forze del bene, ovvero gli Aesir, le anime dei morti in guerra valorosi, e le forze del male e del caos, ovvero i giganti di fuoco e di ghiaccio, e le anime dei criminali. Alla fine del Ragnarok, tuttavia, non uscirà né un vincitore né un vinto, le due forze si annienteranno a vicenda, e il mondo come lo conosciamo verrà completamente distrutto, solo però per poi rinascere. In realtà il significato della parola Ragnarok è cambiato col corso del tempo, perché in origine il suo significato era il fato dei grandi, ovvero degli Aesir, ovvero degli dei. Poi col passare del tempo si è confusa la radice rock con una sola K con la radice rock con due K, che significa crepuscolo in islandese, se non erro. Per cui Ragnarok, da in questo momento in poi, soprattutto grazie a Wagner che la chiama così, significa crepuscolo degli dei. In realtà non è nemmeno tanto un errore di traduzione, perché lì stiamo come significato. Fatte queste anticipazioni, passiamo adesso al racconto vero e proprio delle varie vicende che portarono alla fine del mondo secondo il mito norreno. Ma prima di arrivare alla vera e propria battaglia finale, bisogna raccontare dei prologhi che hanno poi portato, hanno preannunciato il Ragnarok. Il primo evento tragico che preannunciò l'inizio della fine, secondo il mito norreno, fu la morte del figlio più giovane di Odino, ovvero Baldur, provocata da Loki, come vi ho già ben spiegato, fu il primo grande dolore per gli Aesir. Da questo momento in poi Odino preparerà le armate degli Aesir e fortificherà Asgard. Il secondo grande evento che porterà poi al Ragnarok sarà la prigionia finale di Loki con i suoi figli, che erano stati già precedentemente imprigionati, come vi ho raccontato nello scorso video. Infine, ultimo preambolo, al Ragnarok sarà l'arrivo del Fimbulvetr o Fimbulwinter, detto in inglese, che è in pratica la grande notte del Trono di Spade. È un gigantesco inverno lunghissimo, un inverno freddo in cui la luce del sole non ci sarà e non porterà calore per ben 2 anni. Dopo questo inverno poi ce ne sarà un altro ancora più lungo di 3 anni, e dopo questi 5 anni di freddo tutti quanti i legami verranno spezzati, che siano legami di leggi legali in pratica, ma anche legami familiari, e tutti i vincoli verranno cancellati, e per vincoli intendiamo anche le catene. Tutti quanti i vincoli, tutte le catene, tutte le prigionie verranno annullate da un momento all'altro, e così come per incanto Loki e i suoi figli verranno liberati, saranno liberi di fare quello che vogliono, e ovviamente quello che vogliono è la vendetta. Yggdrasil, il grande albero, i cui rami e le cui radici affondano in tutti e 9 regni, quindi verrà scosso e tremerà di fronte al caos che avanzerà verso Asgard per disgregarla.
Da questo momento in poi avrà inizio ufficialmente il Ragnarok e il primo evento di questa grande battaglia sarà anche la prima vera vittoria delle forze del caos. Infatti i due grandi lupi, Skoll e Ati, inghiottiranno finalmente Sol e Mani, le due divinità che trascinano, che trainano il carro del sole e della luna, spegnendo questi due, diciamo, chiamiamoli astri, ma non lo sono, dal cielo. Spento il sole, spento la luna, anche le stelle scompariranno e il cielo rimarrà buio per sempre. Dopodiché le forze del caos, del male che si contrapporranno agli Aesir, faranno la loro mossa e si dirigeranno verso Asgard. Primo tra tutti arriverà Loki, che liberatosi dalla sua prigionia andrà direttamente nel regno di sua figlia El e prenderà il comando della nave Nagalfar, la nave fatta dalle unghie e costruita dalle anime dei criminali e degli assassini. In altre versioni in realtà la nave viene comandata dai giganti di fuoco, ma preferisco la versione di Loki onestamente. Su un altro fronte, o meglio quello di Jotunheim, tutti quanti gli Jotun, i giganti di ghiaccio, marceranno anche loro verso Asgard. L'ultimo fronte è quello sud, dal quale arriveranno i giganti di fuoco di Muspelheim, comandati dall'enorme gigante di fuoco Surtur, armato di una spada fiammeggiante così brillante da oscurare il sole, che tra l'altro è stato già oscurato, ma vabbè. A dare manforti a questi tre eserciti veri e propri, poi ci sono le due mine vaganti, ovvero due dei tre figli di Loki. Ferrir infatti sarà liberato e andando in giro per i nove mondi con le fauci spalancate inghiottirà tutto quello che si troverà davanti. Poi Jormungandr, finalmente libero di levarsi dalle profondità dell'oceano, si dirigerà a tutta forza distruggendo qualsiasi cosa si trova davanti verso Asgard. Quando le forze di Muspelheim arriveranno al Bifrost e mentre lo attraversano lo demoliscono del tutto, il primo ad accorgersi dell'imminente battaglia sarà la sentinella di Asgard, Heimdall, che suonerà il suo corno, Gjallarhorn, per avvisare tutti quanti gli altri Aesir. E così gli eserciti dei morti, dei Muspel e degli Jotun dovranno affrontare in un'ultima strenua battaglia Odino e gli Aesir, che scenderanno in campo accompagnati dalle anime dei guerrieri valorosi presenti nel Valhalla. Da questo momento in poi è il caos più totale, tutti si affrontano e tutti si uccidono tra loro, che è una meraviglia. Però parliamo adesso dei primi scontri che finirono a favore di una forza invece che in un pareggio. Odino, il capo degli Aesir, paradossalmente fu tra i primi a morire, infatti fu inghiottito in un solo boccone dal lupo Fenrir, figlio di suo fratello di sangue. A vendicare Odino, come ho già detto, arriverà Vidar, il secondo Aesir più forte in assoluto, che, diciamo, distruggerà la mandibola di Ferrir e poi prendendo la lancia di suo padre, Gungnir, trafiggerà il lupo nel cuore, uccidendolo. Seconda battaglia è quella fra Garmr e Tyr, in cui i due moriranno a vicenda. Secondo altre versioni invece sarà solo Garmr a sconfiggere Tyr con un solo braccio e secondo altre versioni Garmr è in realtà Ferrir, quindi secondo questa terza versione Ferrir prima uccide Odino e Tyr e poi viene ammazzato da Vidar. L'ultimo sforzo che finirà con la sconfitta delle forze del bene a favore di quelle del caos sarà quello tra Surtur e Freyr. Come vi ho raccontato, Freyr per dote matrimoniale aveva rinunciato all'unico cavallo ignifugo di Asgard e quindi fu bruciato praticamente all'istante da Surtur. Passiamo adesso ai due scontri finiti in pareggio, due tra i più epici in effetti. Il primo è quello fra Heimdall, che tutto vede e tutto sa, e Loki, il burlone, il dio degli inganni. I due si affronteranno in un grande duello epico e alla fine moriranno l'uno per mano dell'altra dopo uno scontro lunghissimo. L'ultimo scontro, sicuramente quello più monumentale di tutti, è quello tra il signore del tuono, Thor, e il serpente del mondo, Jormungandr. I due si combatteranno a furia di colpi micidiali e alla fine Jormungandr inghiottirà Mjolnir, eppure Thor riuscirà a ucciderlo, ma dopo aver vinto questo scontro Thor cadrà a terra morto per le esalazioni velenose del suo avversario. A questo punto della storia arriviamo che tutte le forze si sono decimate a vicenda, sono in pratica tutti morti tranne il capo dei giganti di fuoco, ovvero Surtur.
Surtur brandirà la sua spada di fuoco, la batterà per terra e tutta la creazione verrà messa in fiamme. Tutto prenderà fuoco e tutto verrà distrutto e diventerà un gigantesco, universale cumulo di cenere. Tuttavia la creazione non viene perduta dalle ceneri del vecchio mondo, ne rinascerà uno nuovo, infatti gli dei presto si ritroveranno in una nuova pianura fertile piena d'erba. Ci saranno dei sopravvissuti alla battaglia del Ragnarok, infatti per esempio i figli di Thor, Magni e Modi sopravvivranno. Tra gli altri sopravvissuti troviamo anche Vidar e Vali, figli di Odino. Questi quattro finiranno in pratica per ereditare in qualche maniera i grandi poteri dei loro due genitori. Ritorneranno invece Baldur, dio della bellezza e della giustizia che diventerà il nuovo capo degli Aesir, e Oder, il suo fratello cieco che l'aveva ucciso non poco tempo fa. Anche il genere umano rinascerà grazie al fatto che due di loro, un maschio e una femmina, Lif e Lif Thrasir, che significano vita e voglia di vivere, siano salvati nascondendosi all'interno del grande albero Yggdrasil, e sarà grazie a loro che Midgard verrà ripopolata dagli esseri umani. In questa nuova terra, in questo nuovo verde mondo florido, rinato, però, ci sarà un'ombra. Infatti la grande anfisbena o serpe Nidogger, che si trovava alle radici di Yggdrasil a morderle e masticarle e a battibeccare con l'aquila che aveva fatto nido sulle fronde di Yggdrasil, volerà nel cielo con un oscuro presagio di male, con le sue ali ricolme dei cadaveri dell'antica battaglia. Secondo alcuni in realtà Nidogger sarebbe Jormungander, però più o meno la situazione non cambia, è un presagio che è ritornato anche il male nel mondo. E così ricomincerebbe la vita nel nuovo mondo, e secondo molti il Ragnarok rappresenta una visione ciclica del tempo, per cui è plausibile pensare che dopo questo Ragnarok ce ne saranno altri infiniti che vedranno nuovi sopravvissuti e nuovi Aesir, nuovi giganti, nuove creature maligne prendere il posto di quelle morte nella precedente battaglia. Ma questa poi sono solo congetture di un'altra storia. Per adesso la narrazione della fine del mondo secondo il mito norreno finisce qui. Il Ragnarok è un evento molto importante nel mito norreno e in quanto tale è presente un po' ovunque in tutti quanti i vari media attuali. Basti pensare che uno dei suoi protagonisti, Surtur, è anche un cattivone, anzi uno dei cattivoni principali di Thor e famiglia nell'universo Marvel. In più ci sono palesi riferimenti a Surtur quando Tolkien ha descritto il Balrog. Invece, per fare un altro esempio banale e simpatico, il serpente Nidogger ha dato il nome a un videogioco, Nidog, un videogioco indie molto interessante che mi è tanto piaciuto, in realtà, in cui a fine livello si vede proprio questo gigantesco serpente che ti prende e ti mangia al volo per portarti nel prossimo livello. Ma per parlare solo del Ragnarok come evento, come non ricordare una pietra miliare della mia infanzia, ovvero Ragnarok Online? Ci ho giocato per anni a Ragnarok Online e lì ci sono qua e là molti riferimenti al mito norreno e alla fine dei tempi secondo questo mito. Di solito poi nei Final Fantasy ci sono molte spade iper mega ultra potenti che prendono il nome di Ragnarok. Nel videogioco Max Payne Ragnarok, scritto però R-O-C-K e non solo R-O-K, è un locale in cui il protagonista affronta la banda di Jack Lupino. Ah, Lupino Ragnarok Ferri, l'avete capita? Spero. In Soul Eater, manga e anime giapponese, Ragnarok è il nome di un'arma, una spada fatta di sangue nero che poi diventerà, diciamo, l'arma del cattivo, ma non è proprio così, perché andatevi a leggere Soul Eater che è bello. Nel film di Hellboy, il rituale che usa Rasputin per evocare gli Ogdrujahad e Hellboy si chiama Ragnarok, o Progetto Ragnarok. Infine, come sempre, nei fumetti Marvel c'è il Ragnarok. È esattamente quello che descrive il mito, ovvero la morte degli dei, solo che nell'universo Marvel il Ragnarok è ciclico e vede gli Aesir e i suoi avversari morire e rinascere in maniera ciclica. Solo pochi anni fa, in effetti, Thor ha rotto il ciclo del Ragnarok facendo assurgere gli dei norreni a un livello leggermente superiore a quello di divinità.
Ultima chicca, poi, prossimo film di Thor in uscita del 2017 che io attendo particolarmente, si chiamerà Thor Ragnarok. Chissà di cosa racconterà. Bene, con questi riferimenti, il video su Ragnarok, che spero molti di voi aspettavano, finisce qui. Io spero che vi abbia interessato e vi sia piaciuto. Rimarremo ancora in ambito norreno fino al prossimo video. Concluderemo questa mega tranche di mito norreno con un video su miti mediatici, lo anticipo già da adesso. Ma per adesso io vi ringrazio tutti quanti gli iscritti nuovi per tutti i commenti, mi piace, le condivisioni a questo tutti quanti gli altri video. Se vi è piaciuto il video e il canale, iscrivetevi, soprattutto commenti, piace e condividete, e noi ci vediamo a brevissimo con il nuovo video. Bye!